Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Link 91 in questo nuovo episodio di Dragon Ball Z a Kakarot. Stiamo andando dal maestro Muten perché ci ha detto che Lancia è tornata alla Kame House e quindi noi dobbiamo parlare con lei per qualche strana ragione. Potresti parlare un attimo con Lancia? Ok. Come va? Te lo dico io come va. Sapevi che Tenshinhan è tornato in vita? Sì. L'abbiamo fatto tornare in vita diverso tempo fa. Ho pensato di fargli visita per festeggiare. E perché allora sei qui? Non è mai in casa, ho provato e riprovato, ma niente. Mi chiedo come volesse festeggiare, visto che lei è molto innamorata di Tenzin. Ha ripreso a girare il mondo per allenarsi. E non ho la più pallida idea di dove possa essere. Siamo in due, anch'io non so dove sia. Ma dai! Tu puoi volare, no? Trovamelo, fammi questo favore. Ma è una missione importante? Aspetta! Io con Vegeta ho sconfitto Tenshinhan e lui ha ripreso a girare il mondo. Possibile che questa missione non si sarebbe attivata se io non avessi sconfitto Ten? Oh, interessante! Allora, vediamo un po' dov'è Tien. È vicino a casa mia. Vabbè, vediamo un po'. Prima di incontrarlo devo prepararmi. Tienilo occupato fino al mio arrivo. Vabbè, quindi ci combatteremo allora. Eccomi! Vediamo un po'. Oh! Ma così? Bene, mi hanno attaccato i robot, ma ho vinto. Ciao Ten! Goku, che piacere! Una persona mi ha chiesto di trovarti e diciamo che ha molta, molta voglia di incontrarti. Beh, io sono nel bel mezzo di un viaggio di allenamento. Tra poco dovrò ripartire. Che peccato, non potresti aspettare un pochino? Magari possiamo trovare un accordo. Ok, i tuoi allenamenti devo verificare. Fatti sotto, Ten. È passato troppo tempo dall'ultima volta che ci siamo affrontati. Sì, più o meno al torneo di arti marziali, no? E ovviamente Zhao ti guarda. Non l'ho fatto l'attacco a seguire perché mi dimenticavo che quell'attacco seguisse. Però è la Kamehameha mia guidata, perché non l'ha seguito? Ah, mi ha stordito? Cioè, è temporanea la cosa, però sai, no? Ho detto Janken? Ora vai, ho capito come funziona. Non è che io lo faccio lo stesso, ma tanto è sempre quella l'antifona. Aspetta un po', vedrò una cosa. Ma no, così è troppo basso, così. Va bene, abbiamo fatto, dai. Insomma, piuttosto semplice, Però, esperienza, ho fatto un po' schifo allora. Ok. Non finisci mai di stupirmi. Posso dire lo stesso, Tenshinhan, sei diventato molto più forte. Non abbastanza a quanto pare, ma anche capirlo è un traguardo. Aspetterò il mio ospite misterioso. Ho capito di dover migliorare un paio di cose. Hai detto la stessa cosa al torneo, però fai ancora schifo. Ok. Beh, Ten, sai come sono le cose. Sai come vanno le cose, Ten. Si è scordato di dirti che tipo. Mamma mia. Ah, ecco. Oh. Saperlo mi mette una voglia irresistibile di riprendere il mio viaggio. Ten, c'è qualcosa che vorresti dirci? Eccoci qua, Lancio. Ho combattuto contro alcuni dell'esercito di Freezer, ma mi hanno devastato. È stato davvero difficile. Erano
5, 6 al livello 44. Poi ne hanno chiamato un altro, tanto per farla completa. Allora, Tenshin l'ho trovato, ma hanno detto che è antifiga, quindi non. Prendi questo per il disturbo, grazie. È ovvio che io in 3 anni debba fare qualcosa, però. Nel frattempo, Vegeta è al culmine del suo allenamento speciale. Sempre con la camicia e i pantaloni. Ancora per riuscire anch'io a diventare un Super Saiyan. Allora, vediamo un po'. Ho fatto qualche modifica, vuoi vedere? Vediamo cosa hai fatto. Vediamo un po', dai. Ci ha messo dei robot? Scusi? Ricercatrice, perché darle il nome che ha in Fighter Z era troppo palese. Ok, spiegaci le nuove funzioni. Credo che ci farò un giretto. Dove? Su cosa, Vegeta? Ci manca la potenza necessaria, quindi se trovo qualche grande fonte di energia la porto a lei e lei migliora la macchina. Capito. Quindi lei sta qui giusto come ricercatrice, niente più. Che incontriamo qui? Piccole Gohan. Mamma mia, calma. So di aver distrutto tutto, vi chiedo scusa, so che stavate nascosti, però. Che stavo facendo? Lascia perdere, lascia perdere. Ci sono un sacco di oggetti che aspettano di essere recuperati. Aspettiamo allora. Credo che siamo pronti. Vuoi proseguire la storia? Certo. Certo che proseguo la storia. Proseguisco. Sono trascorsi 3 anni dalla visita di Trunks. Ultimato l'allenamento, Goku e gli altri partono per riunirsi ai loro amici. Durante il viaggio, Goku sente una strana sensazione al petto. Yancha è entrato a far parte dei nazisti. Vedete, fa il saluto. ベジ、その E poi io ieri ho detto Pepper Town nel video, no, sì, nel video di ieri forse, l'altro ieri. Non è Pepper Town viene dopo, quando ci sarà Cell. Qui invece è Città del Sud. Bakatsu? Sono degli androidi. Non c'è modo di capirlo da qui. Tu cosa pensi che sia Krillin? Gohan ovviamente è più furbo. Ah, sono androidi, sono robot, non hanno un'aura. Che poi, come fate a riconoscerli se non sapete che aspetto hanno? Papaya Town. Che bei nomi, Toriyama. Che succede qui? Krillin? Scusami. Gli androidi non sono qui. Voi che avete visto? Questi non parla. Ok, niente, questo. Frequentatore di resort. Boh. Parliamo un po' con tutti, vediamo chi troviamo. Piccolo, nessuna traccia di loro. Ten. Beh, se state fermi qui non è che li trovate. C'è una grande aura che sta per scomparire. Yamcha! Yamcha!
まだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。 貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だとはそれに、ここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。Perché siamo veggenti? Ma così? Direttamente? そうしよう。待て。ここじゃ犠牲がでかい。 Ma lascia perdere il posto vuoto. Spaccate tutto, spaccate. Andiamo. Terra incolta di Ghisard. I temibili androidi si sono finalmente fatti vedere, ma essendo privi di aura si dimostrano avversari estremamente difficili da comprendere. Goku li attira in una zona disabitata per evitare altre vittime. Sì, vabbè, però proprio mo? Ecco, preciso. Prima ci sbarrano la strada, poi già siamo lì. Vabbè, sì, fatti sotto, dai. Non approfittarti della nostra gentilezza. Quale gentilezza? Goku già inizia a essere. Stanco. あ、テクノロジーはパチェスケドットルゲロ。貴様がわがレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究を続けたわけだ。いかにすればソン悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ。貴様のせいで レッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。ドクターゲロ。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。Sì, è lui infatti. Io sono una sua creazione, l'androide numero 20. E quello è l'androide King Johnny. È palesemente lui. L'ha fatta apposta. Non l'hanno spiato su Namek. Beh, amico mio, c'è una brutta sorpresa per te. Beh, non ci sarebbe niente di cui preoccuparsi se Goku fosse in forma. Ovviamente dovremmo fargli il culo a sto androide, però... beh... l'ha assorbita. Allora, è finito. Carta! Non te l'aspettavi, eh? E su! Oh,
Ma che fai? Da dietro? No! Volevo schivarlo, non me l'ha schivato! Eppure ho preso bene il timing, Sì, vabbè. È rotto. Ah, finito, bene. Cavoli, quanti punti. Ci credo che aumento di livello. Erano tantissimi punti. Son Goku wa naze ka shoubu wo asette iru. Sude ni zenryoku ni chikai tobashikata da. Sore nano ni ano zama wa nan da? Son, kikouha no tagui wa utsu da. Koitsu ra te kara ki wo sui toru zo.気を吸い取る。冗談じゃねえぜ。おい、そんな奴様子が変だぞ。まさか未来から来た奴の言っていた心臓病が発症したのか。なんだって。もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時は まだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい、どうしちまったんだ俺の体。いやっ、あ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 っ、
Kakarotto tao suno wa kono ore no yaku da. Kisama ra Galacta ningyou no deru maku ja ne. Vegeta. Sakki acchi no hou de sugoi ki o kanjita kedo. Ima wa yowamatteru. Tattakai owatta no kana? Gohan! Krillin-san, Yamcha-san, o futari tomo どうしたんですか? 俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ 残りの先頭も持ってきた 早く悟空たちと合流しよう あそこだ! お父さん! 悟空! どうやら未来から来た奴が言っていた 心臓病を発症したらしい そんな… 誰かこいつを家に連れて行って あの時受け取った薬を飲ませてこい 俺が連れて行こう 情けないが 俺が一番役に立ちそうにないからな貴様の相手はこの俺だ 20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり、残りの4人は私がいただくぞ。ふん、貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな？貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。 俺たちサイヤ人はな。知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、 俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。
何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。Va bene Cuggi, questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è sempre il link per Instagram dove trovate tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, bye bye!